classi quarta A e quarta B della scuola Sant'Andrea di Colle Valdelsa stanno partecipando al progetto Erasmus. Durante il progetto è stato chiesto di sviluppare attraverso delle attività in classe alcune competenze, le life skills. Noi abbiamo scelto di far sviluppare la competenza relativa alla consapevolezza di sé. La maestra Elena vi consegna questo fogliettino dove, vedete, è fatto al libro in questo modo, si apre e nella prima parte c'è la sagoma di una testa. Qui dovrete disegnare voi stessi, come siete voi. Quindi Niccolò disegnerà Niccolò, Linda disegnerà Linda, Elena disegnerà Elena e poi, aprendo il foglio, da quest'altra parte, in questa sagoma, disegnerete quello che voi pensate, ok? Come i personaggi del libro, va bene? Qui c'è la sagoma, mentre invece nella parte di qua, bianca, scrivete il vostro pensiero, ciò che pensate. Deve essere una cosa ben marcata, va bene, dei colori utilizzati per far sì che emergano le vostre emozioni e i vostri pensieri. Naturalmente questo deve avere un attimo di riflessione. Ora ognuno di voi, mentre noi vi consegniamo questi, che cosa fa? Pensa a quello che vuol rappresentare, ok? Pensa ad un pesco fiorito. Pensa il suo cattolico cane. Linda pensa al profumo dei fiori. Muhammad è preoccupato per la verifica. Davide è semplicemente felice perché pensa al suo gatto. Bianca pensa alla sua famiglia. Niccolò pensa alla famiglia, andare al parco e stare con gli amici. Giorgio pensa a Star Wars. Ettore sta pensando alla fine della pandemia. Ginevra è felice quando va nel bosco con il suo nonno. Asia non sa cosa vuole veramente.
Ettore pensa a cose stralunate. Matilde è felice. Giorgia non vede l'ora che arrivi l'estate. Riccardo pensa al suo gatto. Luar pensa al mare. Ferruccio pensa a un panda che ha fame. Leo pensa al futuro. Chele pensa a cose strabilianti. Per il progetto Erasmus abbiamo fatto due lavori ben diversi. Il primo lavoro è la realizzazione in coppia di fumetti. Secondo me questo lavoro è stato fatto per farci capire l'importanza del condividere le idee. Abbiamo interpretato cosa potrebbero fare le persone solo dalla posizione. Il secondo lavoro è la realizzazione di due cuori, uno contenente le cose che ci fanno stare bene e l'altro contenente quelle che ci fanno stare male. Secondo me questo lavoro invece è stato effettuato per farci conoscere meglio noi stessi. Quest'anno le classi quarte hanno iniziato un progetto che parla delle emozioni nostre e altrui. Insieme all'insegnante abbiamo realizzato vari lavori. Il progetto è partito usando i Silence Book, albi senza parole nei quali il racconto si basa solo su immagini e sulla nostra capacità di inventare storie, osservando l'espressione dei protagonisti. Abbiamo così capito che non si leggono solo le parole, ma anche le emozioni. Proseguendo questo lavoro abbiamo dato voce a dei personaggi stilizzati e dopo ancora ci siamo messi nei panni di un'altra persona, imitando la sua espressione e cercando di capire cosa stesse provando. Poi ci siamo allenati a capire cosa ciascuno di noi stesse pensando, solo osservando le foto che ci avevano scattato gli insegnanti. L'ultima attività che abbiamo realizzato è stata quella di riflettere sulle cose per noi più importanti, dividendole in belle e brutte, dandone un proprio spazio immaginario dentro di noi e riportandole anche su un cartoncino a forma di cuore. A nome di tutta la classe quarta, questo progetto sulle emozioni è davvero entusiasmante e istruttivo. Se un giorno impareremo a capirci meglio tutti, nel mondo ci sarà meno odio e più amore. Abbiamo pensato che fosse molto importante, soprattutto per questa fascia d'età, perché conoscere se stessi è sempre un passo molto importante e a volte lo diamo un po' per scontato. Invece è una di quelle competenze che va educata, va un po' tirata fuori. Con i bambini di questa età si possono fare molte attività che devono partire però da una conoscenza delle emozioni, un riconoscere le emozioni nell'altro per poi guardare dentro se stessi. È sempre molto difficile riconoscere le proprie emozioni ed è per questo che vengono spesso svolti lavori in questo senso. E l'ultima attività che si è svolta questa mattina aveva come obiettivo quello di pensare di descrivere un pensiero ricorrente, quindi un modo per scavarsi dentro, un modo per conoscersi e un modo per esprimere se stessi. Questo tipo di attività servono ad educare l'agire pensante, perché pensare e conoscere se stessi è comunque un percorso che va educato e portato avanti, soprattutto all'interno della scuola. Ciao!